Io sono Sales, antico mago. Ho trascorso la mia vita collezionando antichi libri di magia e vecchi giochi di prestigio. Ho percorso i sentieri del mondo per rallegrare con le mie magie intere generazioni di fanciulli e per capire i segreti dei più grandi maghi della terra. Con questo patrimonio e con l'aiuto di esperti prestigiatori e artisti dello spettacolo, ho allestito questo museo, il più grande e originale attualmente in Europa. Bene, l'avete riconosciuto? E il vecchietto, così dicono i bambini. Mago Sales, siamo al secondo piano. Scusate, abbiamo ripreso perché c'era un problema prima. Siamo saliti da questo ampio scalone. Questa è una casa del Settecento, molto bella, qui a Cherasco. E vedete questi poster molto grandi che sono qui alle pareti, sono dipinti a mano da un artista del Nepal, la zona del Tarai, al confine con l'India, dove sembra sia nato il Buddha. Io ero stato lì in uno dei miei viaggi, avevo trovato questo artista che mi ha fatto delle ottime riproduzioni, tutte quante fatte a mano. Anche da quest'altra parte c'è il circo equestre. Beh, era a Parigi. Quest'altro invece di Carmi, è un artista indiano. Lui ha fatto un gioco solo in tutta quanta la sua vita, pensate. Che cosa faceva? Un gioco strano. Trangugiava, metteva giù dalla bocca una canna di un fucile carica. Solo la canna, è chiaro. Poi c'era un ragazzino che aveva una ciotola sulla testa, è un po' come il gioco di Guglielmo Tell, non si sa come, comunque sparava, partiva un colpo dalla canna che immancabilmente andava a colpire la ciotola del ragazzino, straordinario. Aveva dei poster favolosi, ecco, costui. Dicono che morirà molto giovane, cancro allo stomaco, la polvere. Qui di nuovo il circo, poi vedete gli abiti del mago Sales, ma adesso venite con me. In questa bacheca c'è un mago e un burattino. L'abbiamo chiamato il mago Merluzzo, che è il mago e il cugino siciliano del mago Merlino. All'interno sono dei programmi. Programmi di spettacoli, vedete questo qui era di Dante, che aveva uno spettacolo che chiamava Sim Sales Bim. Quest'altro invece è di Fregoli. Fregoli è vissuto intorno al 1900. E quest'altro è molto bello, vedete Buffalo Bill, questo è il programma del suo teatro. Lui al termine della sua vita partecipò come artista a un circo equestre e venne anche a Roma, fece una rappresentazione al Colosseo. Poi tantissimi altri poster qui lungo tutta quanta la parete. Ci soffermiamo su alcuni, ecco questo è una foto storica, il sottoscritto, vedete Don Silvio in giovane età, insieme ad altri due preti. Quello piccolino è Salvatore Cimò, un gesuita che scriverà l'enciclopedia dell'illusionismo. E Carmelo Piccoli era cappellano militare, anche lui scriverà tanti libri. Arturo, in un'edizione giovanile, diciamolo pure. Anche tantissimi editti qui abbiamo. Un tempo veniva proibito il gioco dei dadi, i giochi d'azzardo. Questo è un gioco antico in legno, ecco, l'abbiamo messo qui, l'apparizione di una carta tra due plexiglass.
qui abbiamo ancora delle bacheche. Molto preziosi. Qui abbiamo una collezione di bussolotti, un po' di tutti quanti i tipi, provenienti dall'India, vedete, ben scolpiti, ben ricamati. Anche qui altri giochi. Questi giochi sono del 1800, vedete, in quel mortaio col pestello. È un gioco truccato, sembrava che lo facesse anche San Giovanni Bosco. Ci si faceva prestare un orologio, si metteva lì dentro, veniva pestato per bene, tutto quanto, poi appariva in una forma misteriosa. Don Bosco sembra che lo facesse apparire dentro una pagnotta. Naturalmente anche qui c'è il trucco. Ecco, io mi soffermo su questo cucchiaio, lo vedete, eccolo qua. È un pezzo storico, mi è stato regalato dal mago Smith. Vedete che è un po' ciccione, il motivo è cavo dentro, vuoto. Lì dentro ci stanno due uova, naturalmente senza il guscio. E c'è un buchino proprio dove finisce il cucchiaio, molto piccolo, che veniva tappato un tempo con del burro. Allora cosa si faceva? Si prendeva una padella, si metteva sul fuoco, si scaldava, si faceva passare questo cucchiaio arrotolato come se apparisse una frittata, in pratica il calore scioglieva il burro e l'uovo spuntava e la frittata appariva come per incanto. Qui sono fotografie antiche di San Giovanni Bosco. Vedete, Biblioteca Mago Sales. Ecco, vedete, qui è l'interno, ma qui entreremo poi in un'altra occasione. 22.000 volumi, una delle biblioteche più grandi al mondo. Tutta qua ben divisa e ben catalogata. Altri poster lì sopra. Qui, se vedete, è una foto in cui è una maga. Sono poche le donne prestidigitatrici in questo senso. Venite pure qua. Qui è una collezione famosa di bacchette magiche, ce n'è di tutti i tipi. Vedete anche qui sopra. Io dico ai bambini, ce ne sono di tutti i tipi, c'è anche quella, pensate, per far sparire la scuola. Sì, beh, ma solo il sabato e la domenica. Sono un po' imbroglioni i maghi, ecco. Altre cose, qui ancora questa bacheca qui. Sono carte, vedete, carte indiane, tutte dipinte a mano. C'è una pistola, serviva o serve per far sparire un fazzoletto che poi si trova dentro un palloncino. Gioco, magia, mistero. Ecco, questo piatto è stato disegnato da Alberto Sitta. Io ci tengo perché era un carissimo amico. È stato presidente dei maghi per tanti e tanti anni. Ogni di questi giochi qua ha una storia, anche questo è edito dalla casa Maiet. Hanno un valore storico oramai, ecco queste qua. Vedete, questo è coniglietto che si tiene al cappello per paura di cadere. Beh, è l'ascensore questo. Venite di qua adesso. Vedete che belle raffigurazioni, sempre dell'artista argentino Fabbrini, manipolazione delle nuvole, delle nuvolette. Benvenuti a Magilandia. Una stanza che per ora resta chiusa, sarà una meraviglia, perché vedremo domani. Ecco, intanto ci scusiamo per l'inconveniente,
penso che abbiate sentito tutta quanta la spiegazione questa volta. Ecco, io vi ricordo una cosa. Mettete una critica, diciamo, un vostro giudizio su TripAdvisor alla pagina Museo della Magia. Tutti coloro che visitano il Museo della Magia mettono una loro impressione lì sopra. Noi ci teniamo, perché il museo cresce anche e soprattutto con voi. Allora, appuntamento a domani alla stessa ora. Grazie.